Se avete un giardino con alberi e siepi, ma soprattutto se avete un orto o un frutteto, l'acquisto di un biotrituratore a scoppio, elettrico o a cardano, è una scelta utile per smaltire e riciclare gli avanzi di potature e ramaglie. Lo vediamo insieme dopo la sigla. Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi volevo parlarvi un attimino del biotrituratore, che cos'è, come si usa e le caratteristiche fondamentali tra quello a scoppio elettrico e a cardano. È un video un po' particolare dove vi farò vedere a video direttamente le differenze di ciò che vi sto raccontando. Iniziamo. Innanzitutto dobbiamo dire che cos'è un biotrituratore. Biotrituratore è un utensile che serve per smaltire in modo ecologico i residui di potatura, che siano essi di albero da frutto, da olivi, ma anche delle siepi e anche le sterpaglie e i rami con le fronde. Il suo impiego velocizza enormemente il lavoro di pulizia sia del giardino che dell'orto e contemporaneamente produce materiale utile per pacciamare e concimare appunto sia l'orto che il giardino. I biotrituratori si dividono in tre grandi categorie: elettrici a scoppio o a cardano o presa di forza, quelle che si collegano al trattore per intenderci. Tutti sono muniti di una o due tramogge dove si infilano i rami e le fronde e tramite l'utilizzo di coltelli, tamburi o martelli, mossi da un motore a scoppio elettrico o dal cardano del trattore, appunto, sminuzzano e tritano foglie e rami di diversi diametri. In questo video cercheremo di vedere appunto le tipologie e valutarne i pregi e i difetti. Ovviamente bisogna fare attenzione al budget che si ha a disposizione, perché è facile salire di prezzo da un minimo a un massimo. Se mi avete seguito negli altri video avete visto che io ho un biotrituratore a scoppio da 15 cavalli, è un GMBM 15 di fabbricazione cinese, ma è stato venduto da un rivenditore italiano, ha la certificazione CE, lo utilizzo già da circa un anno e mi trovo molto molto bene. Per questo adesso vi parlo dell'utilizzo e della scelta del biotrituratore, ragion veduta. All'epoca, quando ho scelto il mio BM 15, potevo scegliere anche il Geotech GS150L. Costavano più o meno uguali, ho preferito il mio soltanto perché aveva due lame e due coltelli in più. Per contro, il Geotech, a differenza del mio BM 15, aveva l'accensione elettrica, che non è assolutamente indispensabile perché lo sforzo nel tirare la cordicella è minima, però è una cosa in più e faceva comodo averla. Ora, invece, al momento in cui vi sto registrando questo video, il BM 15 costa circa 100 euro in più del Geotech, quindi se vi dovete indirizzare su una tipologia del genere, ecco, tenetene conto. Ecco. Beh, qualcuno mi chiederà, finora come abbiamo fatto con le potature? Finora generalmente si tendevano a bruciare le potature, però qualche anno fa, la materia è stata regolamentata da un decreto legge. Vi lascio poi in descrizione la legge e il comma, se volete poi ve lo potete approfondire. È permesso soltanto in alcuni periodi dell'anno, in base anche al clima che c'è in quel momento, bisogna farlo sul proprio terreno, e ci sono tante tante cose e inoltre è pericoloso, quindi io personalmente non brucio le mie sterpaglie, non brucio le mie potature. Per questo dopo un paio di anni che cominciavo a potare gli alberi, avevo tantissime potature da dover smaltire. Ho deciso quindi di comprare il biotrituratore anche perché, come vedremo più avanti, le potature fresche sono rami vivi, pieni di sostanze nutritive. Quando le si abbandonano nel terreno, col tempo si decompongono e diventano sostanza organica vitale per la salute della nostra terra. Il problema è che se si abbandonano intere, oltre ad occupare spazio prezioso, impiegano anche alcuni anni per decomporsi del tutto e nel frattempo continuiamo a ammucchiare le potature. Con l'uso del biotrituratore invece possiamo sminuzzare sia le potature che le fronde piene di foglie. Il risultato è una poltiglia ricca di vita, pronta a trasformarsi in humus in poche settimane. Invece, se usiamo il biotrituratore con le ramaglie fresche, il risultato è un cippato utilissimo per pacciamare piante e orticole. La sua decomposizione col tempo alleggerisce il terreno rendendolo ricco e soffice. Io uso moltissimo il cippato di ramaglie secche sotto le mie piante perché tengono lontane le infestanti e soprattutto arricchiscono il terreno e lo rendono più morbido e più sciolto. Ora vediamo un attimino le caratteristiche fondamentali e le differenze tra il biotrituratore elettrico a scoppio e a cardano. Quello elettrico ovviamente è munito di un motore elettrico a 220 volt, parlo di quelli dei biotrituratori domestici, perché esistono anche a 380, ma non è il nostro caso, e hanno potenze comprese tra i 2000 e i 2800 watt. Ovviamente ci sono pregi e difetti di tutte le macchine, ve ne elenco qualcuno. Per quanto riguarda il biotrituratore elettrico, il pregio è che è leggero, è facilmente spostabile e trasportabile grazie alle ruote in dotazione, occupa poco spazio e soprattutto è pronto all'uso. Si infila la spina,
lui è pronto a lavorare. Questo però è anche il difetto, perché se abbiamo le potature in mezzo al campo, o abbiamo una prolunga lunga o ci dobbiamo portare un generatore ricorrente. Il difetto è che non ha una grande capacità di raccolta. Generalmente i biotrituratori elettrici, che costano sino a 600-700 euro, hanno sacchi o cesti di raccolta con 50-60 litri di volume di raccolta, quindi ogni tanto bisogna svuotarli. Poi non riescono a macinare rami con diametro superiore ai 40 mm, generalmente sono abbastanza lenti, soprattutto quelli che costano davvero fino a 200 euro. Io tendo a non prenderli neanche in considerazione. Ci sono però dei fuoriclasse per quanto riguarda i biotrituratori elettrici, che sono soprattutto quelli di marche italiane. Una fra tutte è la Ceccato Lindo, ha dei biotrituratori elettrici, siamo intorno ai 900 euro, e non hanno nulla da invidiare come sistema di taglio ai biotrituratori a scoppio. Se dovete fare la spesa e dovete proprio prendere un biotrituratore elettrico, forse vi conviene valutare l'acquisto di uno di questi, perché ha un sistema di taglio evoluto e ha delle caratteristiche tecniche interessanti. Se invece dovete spendere poco, non state sotto i 400-500 euro, perché c'è ben poco, insomma. Il biotrituratore a scoppio invece ha un sistema di taglio mosso da un motore a scoppio di cilindrata variabile con potenze comprese tra i 5 e i 15 cavalli. E come vi dicevo prima, può avere accensione elettrica o manuale. Lo si può trasportare grazie alle ruote e alle maniglie, esattamente nel luogo dove si trovano le potature. Questo è un grosso vantaggio. È completamente indipendente, ma basta mettere benzina e si può lavorare tranquillamente ovunque. Grazie alla sua potenza riesce a macinare anche rami di 8-12 cm, i migliori arrivano anche a 12 cm, quelli commerciali, siamo intorno ai 1000-1200 euro, arrivano intorno agli 8-10 cm di diametro, ed è tantissimo già. I difetti sono che è pesante, si arriva anche a 120 kg e ovviamente richiede manutenzione per quanto riguarda il motore, quindi cambio olio, i livelli, il filtro e quant'altro. Rimangono poi i biotrituratori a cardano, questi sono solo per un ambito professionale, vengono utilizzati da chi ha veramente tanta campagna, tante potature, e si collegano al trattore, quindi si possono portare esattamente nel luogo dove ci sono le potature. Per contro è più costoso delle altre soluzioni e necessita appunto di un trattore per essere utilizzato appieno. Uno dei difetti dei biotrituratori economici, tra cui il mio, è l'uscita del cippato, l'uscita della parte macinata, generalmente è verso il basso. Il mio è veramente rasoterra e quindi mi costringe a spostare spesso manualmente il cippato che fuoriesce per far posto a quello che sta uscendo. Potrei ovviare al problema sollevandolo sul bancale, ma è un palliativo, non risolvo moltissimo così. L'ideale sono quei biotrituratori che hanno l'uscita regolabile in alto, quindi voi potete dirigere il getto dove volete e risolvete il problema alla radice. Per vedere quale biotrituratore scegliere bisogna conoscere le esigenze in termini di spazio e di verde su cui operare, oltre al budget. Io risponderei introducendo tre macro categorie, assegnando ognuna di esse il biotrituratore tipo. Per esempio, il biotrituratore elettrico lo vedrei indicato per chi ha un giardino con delle siepi o pochissimi alberi ornamentali o da frutto o ulivi. Il grosso del lavoro consiste nel pulire le potature delle siepi o i piccoli rami degli alberi da frutto. Il biotrituratore a scoppio lo vedrei indicato per chi come me ha un frutteto, un oliveto e parecchia campagna. È una tipologia molto versatile, i prezzi variano dai 400 euro ai 2000-2500 euro e già intorno ai 1000-1200 euro si trovano buone macchine versatili che possono fare tutte le operazioni in questo caso. L'ultimo è il biotrituratore a cardano, è indicato solo per chi ha moltissima campagna, per chi lo fa di professione, con un gran numero di alberi da frutto e ulivi e che dispone già di mezzi agricoli come il trattore, che è indispensabile. Prima di chiudere il video mi preme fare una precisazione: il video non è sponsorizzato da nessuno, ho usato foto e spezzoni di video di aziende conosciute, italiane e non. Nell'info box qui sotto troverete tutti i riferimenti e i credits di tutti quelli che ho usato. È corretto dare anche a loro la visibilità e li ringrazio per avermi fornito il materiale. Bene, è tutto per questo articolo, spero che vi sia piaciuto questo format, fatemelo sapere eventualmente, non ne farò moltissimi di video così, però mi piacerebbe approfondire con i video alcuni degli articoli che ho fatto su Un Orso in Campagna, quindi questo è un buon sistema. Se vi è piaciuto ditemelo, se non vi è piaciuto ditemelo lo stesso, smetto di farli e vi ringrazio lo stesso. Vi ringrazio per essere stati con me e vi auguro una buona giornata.